Tutta l'Aquila che oggi ha presentato un assetto molto offensivo, perché nonostante l'assenza di Peluso erano in campo Noman, Minincleri, Russo e Valenti, poi a centrocampo la vista Esteri, poi una difesa a 4 con Arboleda, Pietrantonio, Pepe e Gagliardini. Qui c'è un'occasione che vediamo per Minincleri, palla leggermente sopra la traversa, poi Lanusei che ha interpretato la gara con grande aggressività nel primo tempo, sfiora il gol qui con il centravanti Enciu, e poi arriverà quest'altra occasione per Papini in rovesciata dopo la torre di Enciu, e quindi vediamo questa azione che dovrebbe essere quella del gol con un triangolo che porta al cross Papini, e poi c'è lo stacco del più piccolo in campo, perlomeno nel Lanusei, ovvero Jonathan Perez, il numero 7, che qui vediamo da questo controcampo va in stacco e sorprende la retroguardia dell'Aquila, in particolare Arboleda, e realizza dunque il gol dell'1-0, nulla da fare per Farroni. Ci sarà una reazione timida dell'Aquila, ma poi il Lanusei avrà anche delle opportunità per il raddoppio. Tra poco vedremo un'opportunità per Minincleri che calcia alto con il destro sull'uscita dell'estremo difensore della Nusei, ovvero la Ferrara. Voi vedete alcune occasioni in particolare per Papini, molto bravo Farroni a tenere in vita le speranze di vittoria della squadra aquilana. Qui ancora Papini che lotta con Arboleda, poi c'è l'uscita di Farroni. Siamo nel secondo tempo con Perez, l'autore del gol del 1-0, che ci riprova il suo tiro e Farroni respinge di pugno. Ancora in contropiede il Lanusei con Enciu che svirgola la conclusione con il sinistro, e poi la reazione finalmente dell'Aquila, cross di Russo, colpo di testa di Noman, un po' incerto nell'intervento la Ferrara, e c'è dunque il pareggio dell'Aquila che arriva nel primo quarto d'ora della ripresa. Il Lanusei qui avrà un'altra opportunità con un tiro di Cadi e la respinta di Farroni, e poi ecco il gol con Valenti che verticalizza per Russo che parte sul filo del fuorigioco, uscita incerta di la Ferrara, che fa una cosa che non avrebbe dovuto fare evidentemente, esce nella terra di nessuno, Russo ne approfitta e realizza il gol dell'1-2, quello che sarà il gol partita di Russo, che nel finale di gara sarà anche espulso, finale di gara concitato, ma l'Aquila riuscirà a portare a casa una vittoria a dir poco fondamentale per tenere in vita le speranze di vittoria del campionato.